Host 2023 continua. Ci troviamo allo stand di DDS, la realtà napoletana affermatasi su tutto il territorio italiano e internazionale, soprattutto negli ultimi anni con la macchina da caffè Frog e ultimamente anche con la neonata Baby Frog. E ci troviamo in compagnia di Fulvio Di Santo, il direttore commerciale dell'azienda. Fulvio, dopo 18 mesi, bentornato ai nostri microfoni. Bentornato a te e a tutti i tuoi telespettatori, e un grazie comunque a tutti che seguono la tua rivista, la tua rubrica, e con tutto l'impegno che metti. Buongiorno a tutti. Grazie a te per le parole che so bene sono assolutamente sincere. Tu sei nostro partner da oltre 10 anni e noi abbiamo seguito punto per punto tutti i progressi e della DDS e di quelle che sono state le novità relativamente a questa macchina. 5 minuti complessivamente per andare a dirci intanto che cosa è accaduto negli ultimi 18 mesi in casa DDS. Vabbè, in casa DDS negli ultimi 18 mesi siamo ospiti di una nuova sede, di una realtà importante, sia per quanto concerne spazi, per quanto riguarda un po' i vari comparti di lavoro. In effetti a oggi abbiamo circa 2500 metri quadrati di struttura, e dove praticamente abbiamo la possibilità, e lo stiamo facendo, quello di rafforzare un po' tutto lo staff. Ci rendiamo conto che siamo in un periodo importante per noi, perché, come ribadisco, che la DDS produce solo esclusivamente macchine a cialde, abbiamo un ruolo, non dico da leader perché non è bello che lo diciamo noi, poi è un po' il mercato che lo dice, però comunque abbiamo un ruolo importante. E non solo, un po' tutta l'attenzione che c'è sotto l'aspetto della compostabilità, del green, inevitabilmente, direi in modo gratuito, ci sta un po' convogliando l'attenzione del consumer, del consumatore, del monoporzionato nei confronti della cialda. Ovviamente per fare questo e per agevolare o velocizzarlo dobbiamo portare e mettere sul mercato macchine che abbiano una tecnologia totalmente innovativa, molto più moderna. Un primo passo in questi 18 mesi, appunto, l'hai detto tu prima, l'abbiamo fatta con la Baby Frog, la quale ha avuto come eredità il layout della mamma, diciamo, la Frog, macchina storica, probabilmente atterriamo circa 2 milioni e mezzo di pezzi prodotti dal 2006, e questo ovviamente, questa sua simpatica linea o design ha aiutato molto la Baby Frog. Però bisognava poi dare a questa macchina dei contenuti tecnici innovativi. Innanzitutto è una macchina corredata da una scheda elettronica, perciò c'ha lo step bike a bordo, compensatore idraulico molto molto interessante, perché risolve assolutamente il problema di tutte le macchine a cialde, dove solitamente la cialda rimane incollata alla parte superiore o al gruppo stesso. Non ultimo, appunto, dicevo, stiamo incominciando a lavorare, ma già da 8-9 mesi, per macchine che abbiano una tecnologia totalmente innovativa, che possono permettere di rendere similari, equibollenti, macchine al sistema cialda o al sistema capsule dei migliori sistemi, Nespresso, Modo Mio, Dolce Gusto e quant'altro. Queste innovazioni atterreranno all'incirca fra 8, 12, 13 mesi. Perché do questo lasso di tempo? Perché non avremo una sola soluzione, è una sola innovazione, ma abbiamo in cantiere di portare un paio di macchine che, sia per design che per tecnologia, sono macchine diverse, che possono essere differenziate per contenuti di materiali, per canali distributivi e quant'altro. Perciò diciamo che veramente è molto 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 interessante. Ovviamente aggiungo una cosa in anteprima, che la mia persona, che oggi è stata suddivisa in diversi brand, cioè oltre all'azienda mia ho avuto un ruolo storico, direi in Caffè Borbone, per tanti tanti anni. Fra qualche mese si chiude un percorso bellissimo, e al di là di tutto una scelta appunto fatta per dedicarmi totalmente alla DDS, che a mio avviso ha delle opportunità di crescita, ma come
tutti i colleghi che producono macchine a sistema cialda e tutto il comparto di produttori di monodose a cialda. Noi naturalmente andremo a dare tutte le informazioni di merito per la produzione, la crescita e l'evoluzione del brand DDS, tutto ciò che verrà fuori dalla vostra produzione quotidiana, mensile, annuale, soprattutto in attesa dei nuovi modelli. Ci rivediamo a questo punto a Venditalia a fine maggio a Milano. Sicuramente sicuramente ti troverò, che mi giri intorno per carpire queste eccellenti novità che porteremo. Novità che anticiperemo attraverso i nostri strumenti vendingnews.it e naturalmente orecanews.it. Fulvio, grazie. Grazie a tutti voi, grazie di cuore.